La seconda edizione della Pet Flower Parade torna all'Idroscalo di Milano per l'evento più colorato del mondo pet dedicato ai cani di tutte le taglie insieme ai loro umani. Dog Fashion Show, Performance, Dog Dance, Sfilate Canine, Dog Fashion Stylist e tanto altro ancora. Una giornata di festa organizzata da Only for Pet Lovers, agenzia di comunicazione ed eventi per il mondo pet, fondata da Vanessa Ricci. Questa manifestazione è nata e soprattutto è nata qui all'Idroscalo perché quello che a noi interessa è sensibilizzare tutti. È inutile sensibilizzare chi è già sensibile, cioè è già proprietario di cane. Per noi è importante sensibilizzare tutti, tutte le persone che frequentano l'Idroscalo e quindi passano anche di qua. È una manifestazione ludica, divertente, con anche cultura cinofila. La cosa bella è che è un evento anche un po' fashion. Ospite d'onore Gunther Sesto, il cane più ricco del mondo, che è intervenuto con un importante annuncio. Siamo qui con Gunther, siamo venuti alla Pet Flower Parade anche per annunciare che presto Gunther inizierà la sua vera beneficenza dopo aver salvato Cindy e si spera che aprirà a breve un centro cinofilo, rifugio, dove darà la possibilità ad altri cani abbandonati di poter trovare casa. Verranno stallati, rieducati e poi andranno in famiglie stupende come la sua. Straordinarie le dimostrazioni delle unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio per salvare vite umane in ambiente acquatico. Siamo la Scuola Italiana Cani Salvataggio che ha la sede nazionale qui all'Idroscalo e oggi siamo stati invitati a questa manifestazione e adesso tra poco faremo una dimostrazione in acqua di vari salvataggi chiaramente simulati. L'obiettivo della scuola è quello di formare delle unità cinofile che possano aiutare i bagnini o facciamo presidi su spiagge non coperte da un servizio di bagnini o di vigilanza. Il cane soprattutto ci serve come motore per raggiungere senza sprecare tutte le energie la persona in difficoltà e soprattutto per rientrare a riva. Nella sezione Talk l'approfondimento di Edgar Meyer sulla sensibilizzazione per le adozioni e per un corretto rapporto uomo-animali anche in condominio. Il 92% degli amministratori di condominio in Italia almeno una volta nel corso della sua carriera si è dovuta occupare di litigi bestiali, cioè di litigi tra condomini, tra vicini di casa che hanno avuto per protagonista o per vittima un animale. Prevalentemente cani nel 70% dei casi, ma anche gatti nel 26% dei casi. E poi ci sono altri animali, uccelli, rettili, eccetera, eccetera. Ci sono le leggi in realtà che tutelano gli animali, ma è necessario anche fare educazione per avere un equilibrato rapporto tra uomini e altri animali, proprio per evitare zoonotolleranze e anche per evitare litigi condominiali.